Signori all'ascolto, buonasera. Vi parlo da uno studio della televisione italiana. Purtroppo, al momento di collegarci con Madrid, ci troviamo di fronte a una interruzione del cavo audio tra Francia e Spagna. I nostri tecnici stanno lavorando per ovviare all'inconveniente. E intanto cominciamo la telecronaca da Madrid, illustrandovi qualcosa, parlando da uno studio di Roma, osservando la partita come voi la osservate davanti ai vostri teleschermi, trepidando come voi per le sorti del Milan che difende il calcio italiano, la reputazione del nostro mondo del football nella finale della Coppa dei Campioni. È la partita più importante a livello europeo dell'anno. Il Milan, come sapete, ha già vinto la Coppa dei Campioni nel 1963 ed ora entra in campo sul terreno madrileno nella speranza di raggiungere l'Inter, che ha vinto due volte la Coppa dei Campioni. Ecco i giocatori che entrano in campo. Gli olandesi indossano la maglia bianca con una striscia larga sul petto verticale che è azzurra. L'ultimo a entrare in campo, avete visto, è Cruyff, il famoso attaccante, il 19enne fuori classe olandese. Sono presenti allo stadio, così diremmo, 80.000 spettatori. Il Bernabeu di Madrid non è completo. Ha fatto molto freddo, ci hanno detto le cronache nei giorni scorsi, ha piovuto intensamente a Madrid e indubbiamente il cattivo tempo ha tenuto lontano la massa degli spagnoli. Ci sono molti olandesi, ci sono molti italiani. In tribuna d'onore ci sono Franchi e Stacchi, rispettivamente presidenti della Federazione Italiana e della Lega. Ci sono i presidenti, oltre a Carraro del Milan, Arrica, Baglini, Baracchi e Colantuoni. Migliaia di tifosi hanno seguito il Milan in questa trasferta. Dirige la partita uno spagnolo, il signor Ortiz de Mendeville. Fra una squadra italiana e una squadra olandese, su un terreno spagnolo, l'unico che gioca in casa è quindi l'arbitro. Ecco, vedete Rivera, le fotografie per la terna arbitrale. L'Ajax e il Milan sono giunti a questa partita con alle spalle una delusione ciascuna, cioè hanno perduto i rispettivi campionati nazionali. Quindi per l'una o per l'altra l'unico modo per rimanere nel giro internazionale della Coppa dei Campioni è vincere la partita di questa sera. In caso di parità questa sera si disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità le due squadre dovranno ripresentarsi su questo stesso terreno 48 ore dopo, cioè venerdì sera sempre alle 20:30. Ecco i capitani, vedete al centro c'è Ortiz de Mendeville in maglia bianca, alla sinistra secondo la nostra prospettiva c'è il portiere Balz, capitano degli olandesi, poi Rivera. La scelta del campo è stata fatta e vediamo alla sinistra dei nostri teleschermi gli olandesi. Ancora una fotografia per il Milan. Vediamo da sinistra a destra Prati, Cudicini, Schnellinger, Rivera, Rosato, Malatrasi.
La formazione del Milan è quella annunciata, e cioè Cudicini, Anquilletti, Schnellinger, Rosato, Malatrasi, Trapattoni, Amrin, Lodetti, Sormani, Rivera, Prati. Sì, in diapositiva vediamo, secondo lo schieramento del 4-2-4, è quella annunciata. Attendiamo ora la formazione degli olandesi. Sono ora inquadrati. Ecco, Balz, Sourbier, Ulscholf, Vasovic, Van Duivenbode, e poi la diapositiva non c'è più, eccola, Groot, Pronk, Svart, Danielson, Cruyff e Kaiser, e quella annunciata anche olandese. Il primo attacco è del Milan, vediamo l'attacco Prati con il terzino Sourbier. Ecco il cross di Prati, l'ha fermato Pronk. Poi ecco Vasovic, è il libero praticamente nello schieramento olandese. Un passaggio in avanti di Pronk, intercettato da Rivera. Lancio a seguire di Rivera, colpo di testa di Sormani. Sormani, passaggio al centro. Ha toccato Amrin, stava per tirare Prati, raccoglie Anquilletti, spostato d'attacco. Prati, palo, palo al primo minuto, palo del Milan. Dopo 35 secondi prosegue l'azione con Sormani che alza sulla traversa. Una bella azione del Milan impostata da Rivera, toccato di testa Sormani, poi Anquilletti si è inserito all'attacco. Tiro di Prati di sinistro, ecco, rivediamolo in ripetizione, vedete Anquilletti con l'esterno del piede, al volo Prati, fuori dalla portata del portiere, palo. Al primo minuto palo del Milan. Ecco che rispondono gli olandesi, questi è Groot, poi Pronk. Intervento ancora di Anquilletti e palla in fallo laterale, la rimessa in gioco degli olandesi. Il Milan, ripetiamo, dopo 40 secondi di gioco ha colpito il palo della porta olandese. Fallo laterale, rimessa in gioco per il Milan. Ci attendevamo una partenza furiosa degli olandesi, secondo il loro costume, invece Michels, l'allenatore olandese, ha preferito una tattica piuttosto di attesa. Ora Sormani è stato caricato irregolarmente da Ulscholf, il calcio di punizione in favore del Milan, ha toccato Rivera, Sormani è sulla destra, saltato bene il terzino, cross di Sormani, troppo alto per Prati, controlla la palla alla sinistra, ha davanti a sé Sourbier, cross di Prati, non ha toccato Amrin, ma il terzino Van Duivenbode. Rivera insegue la palla, controllato da Groot, alla meglio Groot su Rivera, finta di Kaiser, rimette in avanti Malatrasi, Amrin, Lodetti, gli ha tolto la palla Groot, poi ecco una puntata in attacco olandese, controllata da Schnellinger con un passaggio sulla sinistra che non può controllare nessuno, rimessa in gioco per gli olandesi. Si sta giocando la finale della Coppa dei Campioni a Madrid allo stadio Bernabeu. Siamo al terzo minuto del primo tempo. 0-0. Il Milan ha dalla sua un palo colpito da Prati al primo minuto. Prati ha mantenuto la palla, poi Trapattoni gliel'ha allungata in avanti ed è stato Vasovic a favorire l'intervento del portiere Balz. Due giocatori possono essere sostituiti in qualsiasi momento della partita, indipendentemente dal loro ruolo. Colpo di testa di Schnellinger, rincorre la palla Rosato con un passaggio indietro a Cudicini che tocca così il suo primo pallone. Il rinvio del nostro portiere, colpo di testa tra Sormani e Ulscholf, poi di Anquilletti, poi Amrin, intervento a gamba tesa di Van Duivenbode sullo svedese, calcio di punizione in favore del Milan.
È particolarmente affettuosamente seguito Hamrin in questa partita. Per lo svedese può essere il canto del cigno, la sua ultima grande prova in campo internazionale. Prati ha ricevuto un calcio di punizione di Malatrasi, l'ha messo in fallo laterale Surbier proprio all'altezza della bandierina. Fallo laterale, rimessa con le mani di Rivera. Nuovo tocco di Surbier e questa volta è calcio d'angolo. È il primo tiro dalla bandierina della partita in favore del Milan dopo 5 minuti di gioco. Lo calcia Rivera. Respinge il portiere. Colpo di testa di Lodetti. Hamrin. Ha alzato la palla Hamrin, ma l'arbitro aveva già interrotto il gioco perché Sormani stava ostacolando irregolarmente un difensore olandese. Ad ogni modo il pallonetto di Hamrin aveva superato sì il portiere ma anche la traversa. Lodetti perde la palla ad opera di Groot. Scivola Cruyff sul passaggio fattogli da Groot. Libera la difesa del Milan, Lodetti Hamrin. Un rimpallo mette la sfera in faro laterale, la toccata per ultima Van Duivenbode, la rimessa è di Schnellinger. Sormani, attaccato da Ulshoff. Irregolarmente calcio di punizione in favore del Milan, sembrava per un istante che Ortiz de Mendeville avesse concesso il vantaggio, invece aveva fischiato la punizione che sta per battere Schnellinger. Pallone del tedesco, colpo di testa di Groot, palla a terra da parte di Van Duivenbode. Ed ecco il primo attacco olandese, è Danielson, ecco ancora Svart. Passaggio in area per Danielson, controllato da Malatrasi, riesce Cudicini ad uscire. Un attacco in profondità degli olandesi, la difesa del Milan si è salvata con il portiere che non è intervenuto in parata, avete visto, ma soltanto in uscita. A fondo di Prati, perde la palla, il terzino Surbier lo ha spostato lateralmente, poi ecco in azione Kaiser, poi Van Duivenbode. Si sposta in avanti Groot, perde la palla ad opera di Hamrin, passaggio indietro di Anquilletti che favorisce involontariamente Groot. Raccoglie Schnellinger. Poi allunga in avanti a Prati. Attende Prati che avanzi Lodetti e sulla sinistra è andato Sormani. Salta molto bene Sormani, Ulshoff, Sormani, traversone, colpo di testa di Prati ed è gol! Prati ha portato in vantaggio il Milan. Siamo all'ottavo minuto del primo tempo. Ecco, rivediamo l'azione. Splendido lo scatto di Sormani che lascia sul posto Ulshoff. Giunge quasi sulla linea di fondo. Cross fortissimo di sinistro. Colpo di testa di Prati. Pallonetto all'angolo sulla sinistra, fuori dalla portata del portiere. 1-0 per il Milan. Ha segnato Prati all'ottavo minuto del primo tempo. Si attendeva una partenza fulminante dell'Ajax e invece abbiamo visto un inizio ragionato ma continuamente all'attacco del Milan. Rocco ha colto in contropiede Michels, gli ha tolto l'arma principale e ha portato in vantaggio il Milan nella fase iniziale con un gol di Prati. Fallo di fondo. Kaiser ha effettuato il cross già oltre il fondo. ...1-0 per il Milan dunque nella fase iniziale della finale della Coppa dei Campioni a Madrid. Ha segnato Prati, uno splendido gol di testa su azione di Sormani che lo aveva sostituito all'ala sinistra. Ora è l'Ajax che naturalmente si porta in avanti, va in due Vembode, Groot, questi è Vasovic che abbandona il suo ruolo di libero. Il lancio sulla destra per Svart.
corta respinta di Trapattoni, ancora Svart. Il gioco è fermo, proseguono gli olandesi, ma l'arbitro ha interrotto il gioco per comandare un calcio di punizione in favore degli stessi campioni d'Olanda. Il fallo era stato compiuto da Trapattoni su Cruyff. Ecco battuta la punizione, intervento di Rivera che ha impedito un tiro di Pronk. Bella l'azione di Vera, il lancio sulla sinistra a Sormani che era rimasto nella posizione da dove aveva favorito il gol. Respinta della difesa, ecco il terzino Ulshoff che avanza. Intervento di Malatrasi che impedisce il tiro a Danielson che era filtrato. Prosegue l'azione olandese, Groot. Svart. Traversone di Svart, troppo alto per Cruyff. La palla sul fondo dalla parte opposta. Il Milan che ha iniziato in attacco la finale della Coppa dei Campioni in maniera spavalda, ha colpito un palo dopo un minuto, ha segnato Comprati, ora è sotto la reazione degli olandesi. Conduce per 1-0, ha segnato Prati dopo 8 minuti, ora siamo al decimo minuto. Perdura l'interruzione del cavo audio sul circuito internazionale. Noi vi commentiamo la partita dall'Italia, trepidiamo come voi accanto al televisore vedendo impegnata la nostra rappresentativa nella Coppa dei Campioni. Un tocco di Danielson, non riesce a lanciare Groot che si è spinto in avanti. La respinta della nostra difesa, ecco Prati, tunnel riuscito nei confronti del terzino Surbier. Prati ancora, Prati in area, Zain zona tiro, tiro. La palla era stata colpita troppo debolmente, parata di Balzi. Si sono invertite le parti, è stato l'Ajax che cercava il contropiede lasciando l'iniziativa al Milan. Ora in svantaggio per 1-0, gli olandesi debbono per forza attaccare e il Milan, avete visto, affonda in contropiede con Prati. Anquilletti perde una palla d'opera di Van Duivenbode, attacco di Kaiser, poi Cruyff, tiro di Cruyff, deviazione di Anquilletti, passaggio indietro di Danielson a Svart, nuovo cross, colpo di testa di Malatrasi. Prati e Surbier, fallo del terzino che è entrato a gamba tesa su Prati, calcio di punizione in favore del Milan. Avete visto il calcio di punizione di Trapattoni, il colpo di testa di Sormani che era intanto spinto alle spalle da Ulshoff, calcio di punizione in favore del Milan. Questa volta la punizione è battuta da Rivera, toccata corta a Prati, palla ancora a Rivera, cross di Rivera, parata di Balz. Mentre Sormani, avete visto, si trovava purtroppo arretrato di un 3-4 metri rispetto al cross di Rivera. Sono stati giocati 13 minuti, il Milan conduce per 1-0, ha segnato Prati. Intervento a gamba tesa di Rivera, punito da Ortiz de Mendeville con questo calcio di punizione. Respinge Anquilletti sul pallone che era destinato a Kaiser. Colpo di testa di Sormani, toccato per Amrin, leggermente corto, esce Ulshoff dalla difesa. Termina a terra Danielson, Rivera, salta Groot. Ecco Sormani ancora alla destra. Il traversone per Amrin, spostato al centro, è stato rinviato da Vasovic. Groot. Rinvio corto di Schnellinger. Poi ha toccato Svart, poi si porta in avanti Surbier, poi ecco Vasovic. Groot. Ben piazzato, abbiamo visto Prati interrompere l'azione avversaria, scattare in avanti, resistere a un primo intervento che era quello di Groot. Rivera,
si sposta l'attacco dalla parte opposta, tenta il tunnel Rivera senza successo e il corto rinvio di Vasovic viene ripreso da Kaiser, affrontato subito da Schnellinger. Ecco, prosegue Cruyff, in azione Cruyff. È l'asso olandese, controllato da Anquilletti, cerca il tiro Cruyff, entrato in area, Anquilletti gli impedisce il tiro mettendo in calcio d'angolo, la palla ha accarezzato proprio la bandierina, calcio d'angolo anche per l'Ajax, 1-1 è il conto dei corner. E dalla sinistra Kaiser che si incarica del tiro dalla bandierina, è il 15° del primo tempo. Colpo di testa è stato di Malatrasi, raccoglie Sormani, Amrin, tunnel molto bello di Amrin nei confronti di Van Duivenbode. Lancio per Sormani, anticipato da Ulshoff, che libera con l'aiuto del suo portiere. Da Ulshoff a Pronk, poi ecco in attacco Zurbier, il guardiano di Prati, rincorso dalla nostra alla sinistra. Tiro di Zurbier, ribattuto da Malatrasi, ancora Zurbier, un traversone all'indietro, fermato da Rivera. Rivera questa volta si fa togliere la palla da Pronk. Pronk. Trappattoni ha fermato un primo tiro, poi Lodetti in piena area di rigore ne ferma un secondo di Danielson. Prati. Chiede l'appoggio a Schnellinger, Prati. E Schnellinger di sinistro lancia Sormani. Tocco laterale per Rivera. Su Rivera interviene con successo Kaiser, poi Pronk. Poi un tocco di Svart. Ed ecco Danielson in lotta con Trappattoni, con Rosato. Superato da Danielson, Rosato ricorre a un fallo e atterra il suo avversario. Calcio di punizione in favore degli olandesi. Incidente a Danielson al 17° minuto del primo tempo. Il Milan conduce per 1-0. Ha segnato di testa Prati. Ecco, rivediamo l'azione che ha fruttato questo calcio di punizione. Rosato ha cercato un dribbling, l'ha perduto nei confronti di Danielson e quando Danielson andava via lo ha atterrato, vedete, con una presa da rugby. Calcio di punizione in favore degli olandesi. Colpo di testa di Malatrasi. Questi è Svart. Il cross di Svart, ribattuto in calcio d'angolo, in tuffo da Malatrasi. Azione molto pericolosa degli olandesi. La partita si è spostata ora in un confronto fra i due migliori reparti delle due squadre, cioè l'attacco degli olandesi e la difesa del Milan. Anquilletti e Malatrasi hanno liberato in qualche modo, Anquilletti ha commesso anche un involontario fallo di mano. Poi ha rilanciato in avanti Lodetti. Ecco Zurbier per l'Ajax, poi Pronk, un tocco indietro, ecco avanzare Vasovic. Fallo laterale, Pronk ha toccato la palla quando già aveva oltrepassato la linea bianca. Fermato quindi Cruyff da un intervento arbitrale, il Milan rimetterà con le mani e con Trappattoni. Perde la palla Sormani, rinvia Vasovic. Un colpo di testa di Rosato, poi perde la palla Amrin, la riconquista Anquilletti, la riperde, la rimette in avanti per Rivera. Su Rivera è in vantaggio Cruyff, spostatosi in difesa e l'Ajax torna in possesso della palla. Scambri fa Vasovic e Van Duivenbode. Interviene Sormani, Van Duivenbode, Pronk. Questi è Ulshoff e lo stopper, la guardia di Sormani. Sulla destra si libera Zurbier, ecco la palla che gli viene affidata. In area di rigore un pallone per Cruyff.
Svart, cross, Cruyff, Cruyff, Cruyff si libera di Anguilletti, tiro, parata in calcio d'angolo, bellissima di Cudicini. Rivediamo questo scatto di Cruyff, veramente vale la pena. Guardate, finge di stringere al centro, poi allarga invece sulla sinistra di sorpresa, si porta la palla sul sinistro, tiro fortissimo che Cudicini, con un'intuizione splendida, mette in calcio d'angolo. Cruyff ha tirato, parata di Cudicini. Questo cross di Surbier, il colpo di testa fa giungere la palla a Groth che in mezza rovesciata di destro mette alto sulla traversa. Sono passati 20 minuti del primo tempo. Il Milan conduce per 1-0, Cudicini è stato impegnato severamente da Cruyff un minuto fa e si è salvato bravamente in calcio d'angolo di pugno. Il gol è di Prati, segnato all'ottavo. Ecco Prati in possesso della palla, resistita a una carica di Surbier, ma non ad una seconda di Pronk. Calcio di punizione in favore del Milan. Ecco Anguilletti che ha il compito più ingrato nella difesa del Milan, quello cioè di marcare Cruyff. L'abbiamo visto poco fa, il 19enne olandese, come sa liberarsi in area. Scivola Sormani, rinvia Ulshoff, un tocco di Pronk, un'azione di Danielson, chiama in avanti Pronk, si sposta il gioco dalla parte opposta per Van Duivenbode. Il Milan ripiega ora sotto la reazione dell'Ajax, un tocco laterale di Cruyff a Danielson, intuito da Rosato, che libera con calma. Rivera scivola sul terreno allentato, mette la palla in fallo laterale concedendo una rimessa con le mani agli olandesi e la effettua Groth. Ecco Vasovic in avanti, poi Surbier, poi Van Duivenbode, il passaggio a Kaiser intercettato da Trapattoni. Trapattoni, lancio in area, Amrin, scivola Amrin, tenta forse di lasciare la palla a Sormani che era meglio piazzato per il tiro, ma ha liberato Ulshoff. Ed ecco in avanti ancora gli olandesi, Groth, Kaiser. Kaiser. Il passaggio era stato per Van Duivenbode, ma ha chiuso bene il corridoio Lodetti e poi rinvia Cudicini. È un attacco quello degli olandesi lento, ma sinceramente mette paura. Sono in 7 o 8 in attacco. Ecco Danielson. È stato Trapattoni a rinviare ed ecco Prati che resiste ad un intervento irregolare di Surbier mentre la palla era andata a Sormani. Sormani e Prati all'attacco, c'è anche Amrin in fondo sulla destra. Sormani. Non riesce il passaggio per Amrin, lo raccoglie Prati. Intervento di Surbier, irregolare, sulla gamba, calcio di punizione sulla gamba di Prati, calcio di punizione per il Milan. E avete visto l'olandese che è andato a scusarsi con Prati. Calcio di punizione in favore del Milan. Rivera si sincera che sia effettivamente di prima, non può essere diversamente, era un calcio di punizione per un fallo. Comunque Rivera appoggia Prati, tiro di Prati. C'è stata forse una deviazione, ma ha toccato indubbiamente un milanista perché non si tratta di calcio d'angolo. Questo calcio di punizione è stato battuto al 22esimo minuto del primo tempo. Milan che conduce per 1-0. Esce il libero Malatrasi con un bel colpo di testa, ma prosegue l'azione di Cruyff, spostato lateralmente da Schnellinger. Calcio di punizione in favore degli olandesi, toccato da Svart indietro per Vasovic. Tiro di Vasovic, senza convinzione, nettamente sul fondo,
Rimessa in gioco per la difesa del Milan. Dopo aver segnato il suo gol, il Milan si è raccolto nella sua metà campo in attesa della sfuriata degli olandesi, che hanno preso ad attaccare, sì, ma con un gioco piuttosto ragionato, anche lento, tuttavia abbastanza pericoloso. La difesa del Milan, non nascondiamocelo, è impegnata molto severamente. Fallo di Sormani, compiuto ai danni di Ulshoff, che è rimasto a terra, calcio di punizione in favore della squadra, anzi no, soltanto una rimessa per faro laterale. Era terminata a terra Ulshoff, pensavamo ad un calcio di punizione. Prati all'ala destra, c'è Anquilletti, Sormani, anzi tiro di Sormani, Amrin, un soffio. Amrin si è liberato molto bene di Van Duivenbode e ha toccato verso l'angolo destro. Ecco, rivediamo, guardate l'azione di Amrin. Si sposta e sbilancia il terzino, poi in mezza rovesciata tira, il portiere non vede nemmeno la palla, ma questa accarezza il palo destro della porta olandese e termina sul fondo. Grande occasione per il Milan per raddoppiare dopo 21 minuti del primo tempo. L'azione è stata di Amrin. Anquilletti e Malatrasi si trovano in difficoltà nei confronti di Svart e Anquilletti concede un corner ancora all'Ajax. Svart tocca corto a Danielson. Danielson al centro, è stato Groot a mancare per fortuna clamorosamente la palla e Malatrasi in scivolata ha ancora mandato la palla in corner. Questa volta il tiro dalla bandierina è di Kaiser. Cruyff e ancora una volta Cudicini riesce a deviare in calcio d'angolo. Ancora una grande parata di Cudicini su un tiro di Cruyff da 7-8 metri. È un momento abbastanza pesante per il Milan, rinvio di Trappattoni, tocca Van Duivenbode sul fondo. Gli olandesi stanno compiendo un grande sforzo nel tentativo di riportarsi in pareggio e la difesa del Milan è severamente impegnata. Due grandi parate di Cudicini, entrambe su tiri di Cruyff, hanno salvato la porta dei campioni d'Italia. Amrin, Schnellinger, perde la palla Schnellinger, rinvio di Trappattoni, poi Amrin si libera tra una selva di gambe, non riesce a superare Vasovic, rinvio di Lodetti che colpisce al volto Sormani, mentre Van Duivenbode va in attacco. Cross di Van Duivenbode, colpo di testa di Malatrasi, anzi di Rosato, sul rimbalzo controlla la palla Lodetti. Se la fa soffiare da Danielson, colpo di testa di Malatrasi, palla a terra di Van Duivenbode, arriva Rosato, poi Trappattoni. Fallo di Rosato su Danielson, calcio di punizione in favore degli olandesi. Kaiser batte la punizione. Colpo di testa di Malatrasi, rinvio di Schnellinger. Salta Sormani, il rimbalzo lo aveva favorito ma la palla va in fallo laterale, ha toccato per ultimo il nostro centravanti, rimessa in gioco per gli olandesi con Van Duivenbode. Dopo un colpo di testa di Lodetti, mette al lato Van Duivenbode, frenando l'iniziativa di Amrin. Lo svedese lascia la rimessa in gioco a Trappattoni. Sormani lo affronta ancora una volta Ulshoff. Amrin affrontato ancora una volta da Van Duivenbode. Il passaggio a Rivera,
perdono la palla Rivera e Amrin, tenta di riconquistare Lodetti, sul rimbalzo una rovesciata di Sourbier ferma Prati. Lodetti. Il lancio è lungo sulla sinistra, desiste Prati ma va a fermarlo Amrin. Sormani. Rilancio ancora per Amrin, che scatta con un attimo di ritardo, non si aspettava questa nuova apertura sulla sinistra, rimessa in gioco per gli olandesi. Il colpo di testa di Schnellinger, poi un altro all'indietro di Rivera, ed è Prati spostato a destra. L'appoggio con Rivera, il rilancio in avanti è fermato da Vasovic. E riviene in avanti Pronk. Ha scambiato con Cruyff. La rimessa in gioco di Anquilletti sembrava invece che fosse affidata all'Ajax. Poi gioco ancora fermo da parte dell'arbitro. È un calcio di punizione, evidentemente Sormani si è aiutato con la mano nel vincere il dribbling. Ancora un attacco olandese, Vasovic a Pronk. La deviazione di Prati, raccoglie Anquilletti, servito Lodetti. È stato commesso un fallo su Sormani che non ha potuto controllare la palla, la rimessa in gioco di Vasovic. L'attacco è di Sourbier. Termina a terra Danielson e Anquilletti rimette in azione Rivera. Contropiede di Rivera, sulla destra va liberandosi Prati. Ecco la palla per Prati, Prati, tiro! La palla è passata sulla sinistra della porta di Bals, un 3 metri. Bella l'azione di Rivera, perfetto, al momento giusto il lancio a Prati e bello anche il tiro al volo di Prati, anche se la velocità con cui è stato scoccato può farlo assolvere per la mancanza di mira. 1-0 per il Milan e siamo al 33esimo minuto del primo tempo. Ecco Cruyff che va in attacco, Cruyff, una deviazione di Schnellinger ne ha impedito il tiro. Perdono la palla i difensori del Milan, la recupera Svart, autore di questo cross sul quale corre Pronk, ma più di lui corre Lodetti. Poi Lodetti desiste, tanto la rimessa in gioco è per il Milan. Sormani e Ulshoff. Ancora Sormani. Gli hanno tolto la palla, è stato Ulshoff. Ecco a toccare Van Duivenbode. Il lancio in area ed esce Cudicini, scavalcato da Danielson. Troppo lunga la palla per Amrin, che perde il tempo nel rimbalzo. Ancora sulla sinistra l'Ajax, da Van Duivenbode a Groot. Il servizio sulla destra è Trapattoni che anticipa Svart. Poi Groot a Sourbier. Anzi, è Ulshoff. Senza mira il suo tiro cross nettamente sul fondo. Dieci minuti alla fine del primo tempo. Un primo tempo che il Milan conduce per 1-0 con una bella partenza
e poi con una difesa ostinata di fronte a una continua controffensiva degli olandesi. Colpo di testa di Sormani, poi di Vasovic che ha sul rimbalzo vinto il confronto con Prati. Surbier. Cruyff e Trapattoni. C'è Trapattoni su Cruyff, ma i suoi compagni della difesa vanno spesso ad aiutarlo per contribuire a frenare il gioiello dell'attacco olandese. Rivera, bello il lancio per Lodetti che si spinge in avanti. Sulla destra è Prati, Lodetti cerca spazio per il tiro, peccato, colpito male il pallone sul fondo. Finta di lanciare a Prati che ha sbilanciato dalla difesa olandese e poi invece Lodetti ha tentato personalmente di concludere. La palla è stata colpita male nettamente sul fondo. È pericoloso l'attacco massiccio degli olandesi, ma sono anche pericolosi, vedete, questi contropiedi con i quali il Milan mette in equilibrio la bilancia della partita. Un nuovo attacco degli olandesi con Pronk. Chiamato in avanti ancora Van Duivenbode, che deve però disperatamente correre, colto in contropiede come è stato dal passaggio del compagno. La rimessa in gioco di Schnellinger, in attacco Amrin. Poi Schnellinger. Sulla destra è andato Sormani. Duello con Ulshoff che mette in faro laterale, ma ha toccato per ultimo, è evidente, Sormani. Il guardialinea assegna la rimessa in gioco agli olandesi. Rimessa in gioco di Ulshoff. Vasovic. Era stata effettuata la rimessa in gioco da una posizione irregolare, cioè troppo avanti, l'ha ripetuta ora Van Duivenbode e Vasovic questa volta affida il rinvio a Balz. Vasovic. Lunghissimo il lancio, senza difficoltà l'intervento di Cudicini, insidiato da lontano da Danielson. Un colpo di testa di Van Duivenbode, un lancio di Groth, il terzino Surbier, sul quale si porta Malatrasi. Cross di Surbier. Rinvia Trapattoni, che ha abbandonato la guardia di Cruyff sul pericolo portato da Kaiser. Ecco Cruyff che è arretrato. In spaccata Lodetti impedisce la prosecuzione dell'azione di Cruyff, lasciando agli olandesi ancora un corner. Il conto dei corner è di 6-1 in favore degli olandesi. Ancora Kaiser. Amrin ferma la palla in area di rigore. Il lancio rasoterra per Sormani, messo a terra da Ulshoff. Calcio di punizione in favore del Milan. Ancora Sormani e ancora Ulshoff. Nuova spinta, questa volta l'intervento ha successo. Trapattoni ha rinviato su Cruyff, attacca Kaiser, messo a terra da Schnellinger. Calcio di punizione in favore degli olandesi. Ha battuto lo stesso Kaiser, deviazione involontaria di Schnellinger, Van Duivenbode ripete il cross, colpo di testa di Anquilletti che salta evitando l'intervento di Swart. Poi una rimessa in gioco per il Milan, ha toccato per ultimo Surbier in attacco e Prati lo ostacolava come difensore, ora le parti si invertono, colpo di testa indietro di Surbier, Prati commette fallo di mano, nettissimo, calcio di punizione in favore per gli olandesi. 5 minuti alla fine del primo tempo, conduce il Milan per 1-0. Anquilletti non
si allontana. Ed ecco un attacco di Groth. Il passaggio indietro ed è Rivera al centro dell'area a prevenire un pericoloso tiro di Groth. La rimessa in gioco di Svart. Rinvio di Anquilletti, mentre termina a terra un olandese, si tratta di Sourbier, e attacca Sormani, Rivera al centro, Rivera riceve, Sormani va a piazzarsi. Rivera, colpo di tacco per Prati, Prati, tiro, 2-0, rete di Prati. Si è piazzato bene, Prati ha atteso il passaggio di Rivera, 2-0 per il Milan. Ecco, rivediamo l'azione. Ecco, vedete Prati che va al centro, colpo di tacco di Rivera, rincorsa di Prati che prende la mira, tiro di destro, fortissimo, e la palla va a raggiungere l'angoletto, lo stesso angoletto che aveva prima colpito Prati, 2-0 per il Milan, raddoppio di Prati. 40esimo minuto del primo tempo, 2-0 per il Milan. La tattica del Milan è quindi giusta. Si copre il Milan per resistere al veemente attacco dell'Ajax. E poi tenta di colpire in contropiede. Ecco, è rimasto a terra Sourbier. È un incidente al terzino destro dell'Ajax che si era spinto in attacco nell'azione precedente. È il numero 2 Sourbier. È stata anche la sua assenza nelle retrovie a favorire l'attacco del Milan, ma naturalmente quando si portano in avanti i difensori si corrono questi rischi. Attaccare in massa per l'Ajax ha messo sì in difficoltà la pur valida difesa del Milan, ma si è aperto ai contropiedi. In uno di questi Prati ha raddoppiato dopo che Amrin aveva a sua volta mancato il raddoppio. 2-0 per il Milan, quindi siamo a 4 minuti dalla fine del primo tempo. Due gol di Prati, ottavo e quarantesimo. Riparte l'Ajax con lo stesso gioco. Ecco, vedete in avanti Pronk. Sul suo lunghissimo cross tenta una rovesciata Cruyff, ma si allunga troppo la palla e Malatrasi ne impedisce la conclusione. Un rinvio di Sourbier che si è rimesso evidentemente dall'incidente. Poi un lancio sulla destra di Ulshoff e Svart che intanto stava stringendo al centro. La palla va innocua sul fondo. C'era stato un intervento irregolare di Prati, entrato a gamba tesa su Sourbier, punito dall'arbitro. Il calcio di punizione porta in avanti gli olandesi con Vasovic, Pronk. Sulla destra del terzino Sourbier, che ripete un'altra incursione. Ed è Prati a mettergli la palla in corner sul cross. Prosegue la serie dei calci d'angolo. L'ha battuto Svart. Il colpo di testa di Danielson è nettamente sul fondo. 3 minuti alla fine del primo tempo. Rinvio di Malatrasi. Pronk in avanti. Intervento di Anquilletti su Svart. Il Milan, come vedete, ha invertito il ruolo ai terzini. Anquilletti gioca su Svart e Schnellinger sull'ala sinistra a Kaiser, mentre su... Ecco un incidente a Rosato. Danielson ha tentato una rovesciata in gioco pericoloso, ha colpito Rosato.
Ecco Rocco, vedete che va a sincerarsi delle condizioni dello stopper milanista, sfortunatissimo in questa fase finale della Coppa dei Campioni dopo i noti incidenti di Manchester. Riprende però Rosato, perde la palla Rivera, la riconquista Anquilletti, la riperde, la riconquista Svart, cercano tutti Cruyff, ha liberato Trappattoni impedendo alla palla di raggiungere l'olandese. Ora è in azione Cruyff sulla sinistra, subito attaccato da Trappattoni, Cruyff lo aggira, si porta la palla sulla sinistra, fallo di Trappattoni ma il vantaggio, la palla rimane a Cruyff, tiro cross di Cruyff sul fondo. Velocissimo Cruyff, avete visto, si è liberato bene sulla sinistra e ha concluso però alto sul fondo. Danielson apre la palla a Pronk, il lancio sulla sinistra per Cruyff, il traversone è lungo, esce Cudicini, troppo lungo per Kaiser che si era spostato al centro. Finisce in questo istante il primo tempo, un nuovo attacco degli olandesi, è Rivera che viene in difesa ed ecco Ortiz de Mendebil che rimanda le squadre negli spogliatoi. 2-0 al termine del primo tempo, doppietta di Prati, 8 e 40 minuti del primo tempo. La partita rimane aperta agli attacchi del Ajax e ai contropiedi del Milan naturalmente, ma naturalmente chiudiamo il primo tempo con la soddisfazione di vedere i campioni d'Italia in vantaggio per 2-0. Gentili telespettatori, tornano le immagini da Madrid, ma rimane ancora l'interruzione sul cavo internazionale fra Francia e Spagna. Continuiamo quindi a commentare da Roma il secondo tempo della finale della Coppa dei Campioni. Si è collegata con noi ora anche la Svizzera italiana e salutiamo i telespettatori della Svizzera italiana. Il Milan conduce per 2-0 all'inizio del secondo tempo e siamo al secondo minuto. Avete visto due gol di Prati all'ottavo e quarantesimo minuto, avete visto una lunga fase centrale di attacchi olandesi, ma in generale abbiamo visto un Milan ben impostato all'altezza della sua fama internazionale, un Milan che ha giocato con il cervello, ha atteso gli attacchi previsti dagli avversari, li ha trafitti nella fase iniziale con un attacco a sorpresa e poi con un felicissimo contropiede. Eccone un altro impostato da Prati, Amrin, siamo al secondo minuto del secondo tempo. Il lancio di Amrin è ribattuto dalla difesa, si porta la palla allo svedese sulla destra, tunnel, poi cross, esce Balz mentre Sormani è fuori della traiettoria della palla. 2-0, vi diciamo, e siamo al terzo minuto della ripresa. Il Milan ha attaccato all'inizio mentre si attendeva la partenza furiosa annunciata dei campioni d'Olanda, ha segnato con Prati all'ottavo minuto, poi si è riaccolto nella propria metà campo, come mostra di fare adesso. Ecco un attacco di Cruyff messo a terra da Rosato che gli impedisce il cross e la palla è sul fondo. Abbiamo temuto per un istante una decisione avversa dell'arbitro. Ecco inquadrato in primo piano, vedete Cruyff, è veramente una punta pericolosissima. Trappattoni lo ha tenuto nel primo tempo, aiutato anche ora da Anquilletti, ora da Schnellinger, ora da Rosato.
ed è stato veramente un pericolo costante nel fianco della nostra difesa. Il Milan, vi dicevo, è passato in vantaggio all'inizio con un attacco a sorpresa, poi si è difeso e in contropiede ha raddoppiato con Prati al 40esimo e ha mancato anche con Amrin e con Sormani altre occasioni per segnare ancora. 2-0 e siamo al quinto minuto della ripresa. Non sono state effettuate sostituzioni, il regolamento ne consente due. Si scontrano due olandesi, si trattava di Danielson e di Svart. La palla torna ai milanisti. Ecco, vediamo un attacco di Prati portato sulla destra. Gli olandesi non marcano a zona, è sempre Sourbier. È un cross lunghissimo di Prati, avete visto, mancato da Sormani, cioè colpito bene da Sormani con un tuffo di testa, e la palla ha sfiorato il palo sinistro. Ecco, rivediamolo in ripetizione, il cross di Prati, l'allungo di Sormani, vedete la palla che aveva spiazzato il portiere termina sul fondo alla sinistra della porta olandese. Poteva essere il terzo gol, la fisionomia della partita non cambia ormai, gli olandesi all'attacco alla ricerca di riacciuffare il risultato, il Milan freddo, chiuso a centrocampo, che parte in contropiede, e con uno di Rivera, è stato fermato Rivera da Groot, poi Schnellinger, un passaggio indietro per Cudicini, attaccava Danielson. Trappattoni perde la palla ad opera di Cruyff, ma la riconquista. Amrin sposta il gioco al centro, tocco di Lodetti per Amrin. Avanza velocissimo Rivera, si allunga troppo la palla, rimessa in gioco per gli olandesi. Noi vi commentiamo la partita da uno studio della televisione in Italia. Purtroppo l'interruzione del cavo internazionale impedisce a Nicolò Carosio e ad Enrico Ameri, che sono sul campo di Madrid, di effettuare il loro servizio. I nostri tecnici stanno disperatamente cercando di collegarci e può darsi che prima della fine della partita riusciamo ad avere i commenti diretti da Madrid. Noi seguiamo la partita davanti a un monitor, ci troviamo nelle stesse condizioni di voi che la seguite a casa, vi chiediamo scusa delle inevitabili inesattezze, soffriamo insieme con voi per il Milan. Ecco un attacco di Grote, il tiro ribattuto da Malatrasi, tocca a Danielson, allontana Lodetti, fallo di mano di Danielson, rincorre la palla Schnellinger, la allontana dall'area in faro laterale, mentre viene attaccato da Kaiser. Il rinvio di Schnellinger è terminato in calcio d'angolo, è l'ottavo tiro dalla bandierina per gli olandesi, anzi no, avevamo visto bene, era un fallo laterale. 7 rimangono i calci d'angolo in favore degli olandesi e dell'ottavo adesso su tocco di Schnellinger. Sempre Kaiser lo calcia. Colpo di testa è stato di Malatrasi. Prati. Manca il controllo del pallone, concede agli olandesi una rimessa per faro laterale. L'ha effettuata da posizione irregolare Van Duivenbode e il guardialine fa rettificare la posizione ed è Pronk. Un colpo di testa di Danielson, trappattoni in avanti a Lodetti. Giunge la palla in qualche modo ad Amrin, spostato dalla sinistra. Sulla sinistra c'è ancora Sormani. Ecco la palla per Amrin. Amrin, traversone di Amrin. Lo manca il portiere, ma allontana Vasovic. Riprende Schnellinger, Rivera. Colpo di testa corto di Vasovic al limite dell'area e poi rinvia Van Duivenbode. Groot. Perde la palla Cruyff, intervento di Trappattoni, poi Lodetti resiste a un intervento di Trappattoni ed ecco Sormani in attacco.
Prati, recupero di Ulshoff e fallo laterale per i campioni d'Italia. Mi sembra di vedere un giocatore nuovo nelle file olandesi. Si tratta di Nuninga. Vi prego però di prendere questa notizia con il beneficio di una conferma che vi potrò dare più tardi. Mi pare di vedere Nuninga tra le file degli olandesi. Sormani spostato irregolarmente da Ulshoff lateralmente. Calcio di punizione in favore del Milan. Ed ora ecco che ci giunge la notizia da parte della nostra super regia. È stato allacciato il collegamento con Madrid e quindi lasciamo la linea a Nicolò Carosio. Ecco Sormani che manda alto, poi in uno scontro con Ulshoff, colpito a una caviglia, termina a terra. Fino adesso non vi sono stati scontri duri. C'è stato nel primo tempo, ricordiamo, una rovesciata involontaria di Danielson che ha colpito la testa, poi rosato. Ma niente di grave, tutto procede per il meglio con il Milan in vantaggio per 2-0. Sfugge la palla a Sourbier, la intercetta Vasovic che si spinge ora all'attacco. Il passaggio indietro a Sourbier. Rivera controlla, poi manda decisamente in avanti. Ulshoff riesce a prevalere su Amrin affidando la palla a Bolt. Ancora rinnova l'azione per l'Ajax Vasovic. L'iniziativa sempre dell'Ajax. Il Milan si limita nel frattempo a controllare, è Sourbier che è in azione. L'arbitro sta quasi per ostacolare Trapattoni. Cross, intercetta Trapattoni, palla lanciata dosatamente in avanti per Prati. Altro gioco di ostruzione, regola del vantaggio. Amrin tocca, entra Trapattoni, scivola Snellinger. Si è notato sovente, si sono notati molti scivoloni come questo qua e si vede che sia sull'uno che sull'altro fronte i tacchetti non sono ben dosati. È piovuto abbondantemente per tutta la notte e anche per tutta la mattinata e il campo evidentemente non drenato a sufficienza trattiene ancora acqua. Ecco un passaggio di Rivera per Snellinger. Rivera si è mantenuto pressoché costantemente indietro, badando essenzialmente al centrocampo, coordinando le azioni e impostando per la rifinitura. Fallo laterale con palla per il Milan. La rimessa in gioco è di Trapattoni. L'entrata di Ulshoff, quella di Van Duivenbode. La rimessa in gioco toccherà il Milan. Si fanno ora sentire sugli spalti anche gli olandesi, ma si notano anche i milanisti che agitano i loro stendardi e che ci incitano a gran voce il Milan. Ecco un passaggio preciso aperto per Rivera, Lodetti, buono, tentativo di passaggio, era un mezzo tiro, Prati non è riuscito quindi ad avventarsi in tempo sulla palla, mentre vediamo Vasovic iniziare ancora l'azione per l'Ajax di Amsterdam. Ecco un appoggio di Van Duivenbode ed ecco un avanzamento di Ulshoff. Ulshoff tira, palla ribattuta, prende Pronk. Ora è la volta del centravanti Cruyff, ribattuta la palla da Trapattoni. Entra Trapattoni, pur essendo più piccolo riesce a prevalere. Entra ancora Trapattoni, entra Sormani. Ah, questa volta è stato Sormani e chiede anche scusa, ma già in precedenza era stato toccato, ora
ci vediamo questa ripetizione. Ecco il calcio e l'atterramento dell'avversario. Battuta la punizione da Malatrasi, vediamo Van Duivenbode porgere indietro a Vasovic. C'è un lancio di Sourbier, Pronk verso Gross, entra Rivera, tunnel, invitata l'azione tra pattoni, anticipato questa volta da Danielson, Pronk, Van Duivenbode, entrata di Prati che si conquista un bel pallone. Pallone trattenuto in campo da Van Duivenbode e affidato ora a Vasovic. È Sourbier che porge la palla in avanti a Gros. Poi è Keiser che nel tentativo di proseguire l'azione ha messo a lato. Anzi, rettifichiamo, Danielson. Pallone per Curicini. Sormani a Snelliger. Prati favorisce involontariamente l'azione di Cruyff. Sbuccia la palla. Keiser per l'intervento di Lodetti che causa il calcio di rigore. L'azione viene ripetuta. Vasovic è pronto al tiro. Tira Vasovic. Curicini si è mosso di porta. L'arbitro fa ripetere l'azione. Sempre Vasovic incaricato del tiro. Rete. Vasovic ha segnato e siamo pertanto 2-1. Ripetizione. Si era buttato a sinistra anziché a destra e quindi 2-1 a favore del Milan, ha segnato Vasovic. Tripudiano i supporter dell'Ajax, siamo al 16° minuto. Un colpo di testa di Sormani conclude questa azione. Il tempo è ancora lungo prima di giungere alla fine e una rete di vantaggio non è mai una garanzia assoluta. Ecco Prati, ecco Rivera che se ne va, tiro. Lambito il montante sulla destra, come avete visto, di Ball. Ripetizione. Coperto, Rivera non poteva far altro che così, ma vedete che testa. Riprendono con rinnovato vigore gli olandesi. Lodetti toglie la palla a Keiser, avanza anche Rosato,
L'azione dei milanesi si fa più spedita e più armonica. Avanza Lodetti. Il passaggio, alza la palla, Prati, tiro, schiaccia, poi il tiro è stato di Amrin, cerca di schiacciare a rete Sormani senza fortuna. 2-1 per il Milan. L'azione è ora affidata a Cruyff, questa volta è stato Malatrasi che ha sgambettato Cruyff, ma fuori dell'area di rigore. Con slancio acrobatico vi si è buttato dentro Cruyff, ma vedete già il pallone, vedete anzi la ripetizione e vedete ora già che l'arbitro accorda un calcio di punizione a favore della Ajax. Siamo al 20° del secondo tempo, tira Keizer ancora sulla palla, poi Van Duivenbode, Malatrasi, mischia serrata, in ultimo anche Illetti. Pressione fortissima degli olandesi. Danielson avanza. Entrata di Snellinger. Vasovic, Van Duivenbode. Aveva fermato la palla a Prati, la riconquista l'Ajax con Sourdier. Su allo spiovente. Entrata di Trapattoni, intercetta Vasovic. Apertura sulla destra per Svart. Rivera. Purtroppo. Perso il pallone. Ecco sulla palla Sourdier. Poi è di turno Vasovic. Vasovic ancora, poi Groot, quindi Olso, lo stopper, tutti indietro i milanisti, hanno miglior gioco gli altri, cioè i giocatori dell'Ajax, mentre vediamo un contropiede del Milan, è Sormani a effettuarlo. Cerca la luce, tira di sinistro, rete, 3-1, ha segnato Sormani, siamo al 21° della ripresa, Sormani ha portato a 3 le reti per il Milan, quando il Milan vuole galoppa e segna, troppo spago è stato dato ai nostri avversari fino a questo momento, che li ha favoriti a creare qualche azione pericolosa ed arrivare anche al rigore causato da Lodetti, perché comunque Keizer sarebbe andato ugualmente a rete. Oh, si sta un po' più tranquilli ora sul 3-1 e vediamo che cosa succederà. Milan, si sente gridare dalle scale ed è tutto un frenetico agitare di bandieroni rossoneri e di colori italiani. Ecco avanzare Groth, anzi Pronk, poi Sourdier da sulla destra a Van Duivenbode. Niente calcio d'angolo, fa accenno il guardialine avviandosi lentamente verso il centro del campo, mentre vedete Curicini, detto il ragno nero per le sue capacità di arrampicarsi in alto, di buttarsi da un lato all'altro, sfortunatamente non è riuscito a fare ciò recentemente in occasione del calcio di rigore, ma poco male, il calcio di rigore di solito è un tiro imparabile, sempre se calciato bene. Le reti, ripetiamo, sono 3 a favore del Milan nel primo tempo, al 7° e al 40° Prati, al 21° nella ripresa Sormani, 16° su calcio di rigore l'Ajax di Amsterdam con Vasovic. Alla palla in questo momento Pronk.
L'invito all'azione è per Vasovic. Il passaggio a Van Duivenbode. Tiro dal terzino sinistro, palo. E pallone che se ne va poi sul fondo. Un palo anche ai nostri avversari. Guidi, con Cudicini però che era già pronto. Vediamo. Boom. Palo e vedete conclusione. Leggera sfumatura sul palo e conclusione sul fondo. Il rinvio è stato di Van Duivenbode. Salta Lodetti. Intercetta ora Kaiser, sporgendo a Sourbier, mentre vediamo avanzare Franck. C'è un fallo laterale. Non si capisce se si tratta, ecco, un calcio di punizione battuto da Malatrasi. Operata la rovesciata da Prati, riceve ancora da Sormani. Si piazza da Sormani mentre stinge al centro Prati. Si mette in zona, tiro. Questa volta non forte. Intanto è entrato il numero 14 che è Müller e che gioca nella posizione di terzino destro. Avanti è andato invece Sourbier che ha sostituito Svart. Fuori gioco di Amrin. Ecco di scendere Pronk. Passaggio indietro a Olsov. Fermata di palla da parte di Rosato, Anfilletti, Prati, discesa rapida di Sormani, passaggio a sinistra, Anfilletti solo, ah, peccato. E ci voleva un bel dribbling, ma Anfilletti è un terzino. Ecco Cruyff che si arrangia la pelle meglio. Calcio di punizione battuto. Un pallone per Lodetti. È entrato anche Nuninga a fare il centrocampista. Adesso vediamo chi ha sostituito. Trapattoni, tiro, mancata rete per un soffio. Dunque è uscito Danielson. Ed è uscito Groot. Ed è entrato Nuninga. È entrato Müller e Nuninga. Quindi le due sostituzioni sono già state operate. Nuninga ha il numero 12. Cross di Rivera, questo è Vasovic,
passaggio per Van Duivenbode. Pallone raccolto da Sormani e lanciato per Prati. Superiorità tecnica in assoluto del Milan. Cerca di svincolarsi senza successo Amrin, mentre vediamo Vasovic proiettarsi decisamente in avanti. La palla è ora a Müller, che è stato fermato da Anquilletti. Servito Rivera, passaggio da Rivera, ecco lo scambio bello, forse ci siamo, no, troppo tardi, pallone, rete di Pierino Prati, ancora 4-1, siamo al 28° della ripresa, ha segnato Prati. Riceve felicitazioni Rivera, che ha fatto un magnifico scatto in avanti, e riceve Prati, che dopo la posizione troppo angolata di Rivera ha potuto portare a 4 i punti per il Milan. Ricapitoliamo: al 7° e al 40° del primo tempo Prati, nella ripresa al 21° Sormani e al 28° Prati, sempre nella ripresa al 16° su rigore Vasovic. È un punteggio rotondo che spinge le molte migliaia di milanisti qui presenti a espressioni di gioia, a entusiasmo indicibile. Il Milan si avvia a conquistare la 14esima edizione della Coppa dei Campioni. Siamo verso la mezz'ora, c'è un tiro scoccato da lontano, fuori bersaglio, improvviso. Ecco che il Milan, in vantaggio di ben 4-1, si accinge ad effettuare una rimessa con Malatrasi. Fallo di mano di Van Duivenbode e conseguente calcio di punizione a favore del Milan. Ma c'è stato un fallo precedente, era stato spinto alle spalle il difensore dell'Ajax, mentre vediamo Nunyang dare la palla in avanti a Van Duivenbode. Rivera, scambio improvviso e di finezza con Prati. Scatto, lo insegue Müller, che si deve salvare con questo alleggerimento sul portiere. Keizer, che è andato al centrocampo, sposta il gioco sulla destra, fuori gioco. Müller. La discesa è di Schnellinger, il pallonetto precisissimo di Rivera, altro preciso per Prati, cerca di entrare Amrin, raccoglie e aggancia bene Rivera, tocca, vince bene il tackle, palla ribattuta e in possesso ora di Vasovic. Poi è sul via di scendere, scocca, non scocca, tiro, bella parata. Con tempo perfetto e scelta altrettanto perfetta di Kulusevski. Ecco lo stop di Sormani e lo scambio con Trapattoni. Invito ancora per Trapattoni. Invito per Rosato, che scatta con un attimo di ritardo, cerca di riconquistare la palla, che preda ora di Müller. Malatrasi per Lodetti. Trapattoni, si gioca come si dice sul velluto. La mezz'ora se n'è andata, il Milan conduce per 4-1. Ha tirato Cruyff, ne è scaturito un calcio d'angolo. È il terzo della ripresa. È Keizer che manda questo pallone per
l'abbondantemente capelluto Cruyff. La palla a Müller sulla rovesciata. Fallo commesso questa volta nei confronti di Rosato. Si era aiutato con le mani Müller. E conseguente calcio di punizione a favore del Milan. Prati, fallo di mano, una bracciata. Mentre Vasovic cercava di controllarlo. Si riprende con questo calcio di punizione a favore dell'Ajax, battuto dallo stesso Vasovic. L'arbitro si butta letteralmente a terra per evitare di intracciare la traiettoria del pallone. Ulsov, tiro. Siamo al 35esimo della ripresa. Mancano 10 minuti, un impegno troppo arduo, per non dire impossibile, quello dell'Ajax di effettuare una rimonta così forte, tanto più che il Milan ha ripreso a giocare in bellezza. La discesa di Ulsov, superato Rivera, l'azione si conclude con un pallonetto di Svart. Il passaggio per Anfilletti, lo insegue Pronk, la palla finisce a Prati. Invito per Lodetti. Rivera. Amri. Amri si rialza. C'era stato un po' di teatralità nella caduta e naturalmente Ortiz de Mendebil non ha accordato nulla. La rimessa di Pals, perforata da ben 4 reti, e potevano essere molte di più, a favore del Milan. Tentativo di entrata di Trapattoni, poi la palla è in possesso di Kaiser che cerca la finta, serve. Sormani invita l'azione Rivera. Il passaggio a Prati. E Vasovic dà avanti a Müller. È in possesso di palla Kaiser. Tiro nettissimamente fuori bersaglio. Sempre accorto e tempista nella difesa, sveltissimo Amrin.
termina sui piedi di Prati. Vasovic l'ha riconquistata, l'affida ora a Keizer, suo il tiro, cross e la conclusione alta di Müller. Prati, Rivera, Sormani, il passaggio malogrosamente questa volta corto e la partita si va spegnendo con Laias che non riesce a mantenere il ritmo, è calato tremendamente, col Milan che controlla e reagisce in contropiede con questa azione effettuata ora da Nuninga, con un'altra di Danielson e poi di Müller centro effettuando il tiro, palla ribattuta, tiro cross di Keizer, aggancio di Müller, entrata di Trapattoni, servito Amrin. Amrin se ne va inseguito da Danielson. Il passaggio per Rosato che cerca di impostare sulla sinistra a Prati. Eccolo in possesso di palla dopo un tocco di Amrin. Ecco Prati che offre la palla a Sormani, lasciata quest'ultima fuori gioco di posizione di Prati. L'arbitro ha lasciato correre, ma il guardierini aveva comunque agitato la bandiera. Ecco un passaggio verso Danielson. Ulsof reclama il pallone, entra male questa volta Trapattoni, buca addirittura Cruyff, tiro, deviazione, evitato il calcio d'angolo dal pronto piazzamento di Cudicini. Pallone sfuggito alle nostre punte dopo il colpo di testa di Sormani. Ultimi sgoccioli di gara. Ulsof, rovesciata indietro per Keizer. Lo controlla bene Rivera, che sta facendo un finale veramente egregio. Rivera invita Sormani a mettere la palla a terra. La discesa di Cruyff, poi c'è un'entrata di Trapattoni e le nostre punte vengono ancora sospinte all'attacco sotto la manovra di Rivera che imposta subito su Sormani. Rivera se ne va verso il gol, passa posatamente a Amrin che indugia troppo ma anche in fuorigioco. Ecco una replica del volonteroso Ajax, ecco la palla a Pronk, ecco il suo passaggio a Ulsof, quindi palla indietro a Cruyff, finta di tutta la nostra difesa, esattamente di Malatrasi, di Anquiletti, che, al quale dobbiamo dare un bel segno di menzione per come si è battuto, e finta finale di Cudicini. Una squadra equilibrata in tutti i settori, ripetiamo quella del Milan, che ha colto il risultato che voleva, pur essendosi distratta per alcuni minuti e consentendo pertanto l'arrembaggio degli avversari, fuori gioco di Pierino Prati nel frattempo, ma che poi si è rimesso subito in movimento dopo il rigore realizzato da Vasovic per allontanare definitivamente la minaccia e realizzando ancora due reti. Una squadra che appassa atleticamente meglio preparata dell'Ajax, che ha dimostrato più amalgama, intesa e una dose elevatissima di tecnica rispetto agli avversari che erano stati presentati come favolosi. Buone marcature, buoni anticipi da parte dei rossoneri hanno creato poi quell'assieme del gioco che li ha potuti portare alla realizzazione di un bottino tanto abbondante. Il Milan con l'esperienza ha potuto appunto conseguire questo risultato rotondo.
battendosi con animo, con gagliardia, con quella concentrazione, merito della quale va attribuito al suo allenatore e direttore tecnico, Cavalier Nereo Rocco. È stata una vigilia sofferta, per la verità, questa di Madrid, come è stato sofferto il nostro primo tempo, che per difetto nei circuiti internazionali non ha consentito. Il primo tempo non vi è stato portato né a voi gentili telespettatori italiani né alla Svizzera italiana. L'arbitro consulta in questo momento il cronometro, affida la rimessa in gioco che è stata effettuata da Van Duivenbode, poi c'è un tiro scoccato da molto lontano ad opera di Müller. Dicevamo di questo Milan che si è gagliardamente impegnato, ha messo a frutto tecnica e capacità. Vi diciamo ancora dell'inconveniente che non vi ha fatto giungere la nostra telecronaca diretta per il primo tempo, fatto dovuto a disservizio nei circuiti internazionali. La partita sta per concludersi con la sonante vittoria del Milan e osserviamone pertanto le fasi finali. Discende Laias, palla ribattuta da Anfilletti, ancora consultazione di cronometri, ci pare che si sia giunti alla fine. L'Ajax dal canto suo si è battuto vigorosamente e anche a questo Ajax va meritato l'onore e il merito che gli spetta. Ottimo direttore di gara è stato lo spagnolo Ortiz de Mendeville. Dobbiamo concludere, ci dicono in fretta, dopo il Real Madrid vittorioso 6 volte, il Benfica 2, l'Inter 2, il Celtic 1 e il Manchester 1, il Milan rinnovando il trionfo del 22 maggio 63 ottenuto a Wembley di Londra contro il Benfica, si aggiudica per la seconda volta la Coppa dei Campioni nella sua 14ª edizione. Dopo aver superato Malmo e Celtic e Manchester attraverso aspre dure contese, ecco la decisiva quanto meritata vittoria contro l'olandese Ajax. Adesso si in scena il grande trionfo, agitare di grande bandiere sul campo. E domani tutto si rinnoverà a Milano Linate, ove con un volo speciale dell'Alitalia ci porteremo alle ore 18.30. Gentili telespettatori, qui Madrid, Nicolò Carosi vi saluta. La nostra telecronaca diretta per Milan-Ajax, finalissima della 14ª edizione della Coppa dei Campioni, è terminata.